Viareggio. Uniti a questa folla, salutiamo Ermete Zacconi. Attori come Paola Borboni ed Elsa Merlini, qui accanto ad Albertina Repaci. Uomini di lettere e dell'arte sono intorno a questo feretro. Ma il pubblico italiano, ma l'Italia tutta accompagna idealmente il corteo. Milioni di firme da tutto il mondo si aggiungono a queste. Aveva 91 anni. Morì in conseguenza di una caduta. Una data di calendario, la penna per sempre posata su una pagina delle memorie che Zacconi stava scrivendo e serviranno ai posteri. In noi è viva la memoria di lui vivo. Figlio d'arte si portava nelle tournée i ritratti dei genitori. Famiglia e compagnia si integravano nella sua esistenza coerente. Studio e improvvisazione ispirata, tecnica e anima, memoria e destro plasmavano i grandi blocchi umani dei suoi personaggi, come in un bronzo vivente. Zacconi conobbe il sublime, troppo spesso dimenticato dall'arte moderna. Ora tra i pini diritti e alti della Versilia, l'alto e diritto uomo va verso l'ultima dimora.